madre e padre stabilizzano il ministero, confermano che l'errore è quello che vive sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Luigi, il clero, il popolo che è redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata a tua presenza e congiunge a te, Padre misericordioso, tutti i gentili e unite di sopra. Concedi anche noi di ritrovarci insieme per il presente della tua gloria. Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio donne al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, mio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Andiamo a questa voce nella preghiera che ci ha insegnato di usare di tanta gioia, di tanta serenità, di tanta pace. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri peccati. Se li fai, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza. Che venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria si segue. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Ci scambiamo un segno e non dire in pace. Quanti vanno in